di oggi Il Sole 24 Ore, ieri Il Corriere della Sera, in questi giorni di nuovo New York Times, osservatori di livello internazionale che dicono che lo spopolamento delle città basato su un modello che mette in crisi la qualità dell'ambiente, la qualità delle relazioni, si può riproporre in una grande valorizzazione delle aree interne. Smart working, innovazione, autostrade digitali, infrastrutturazione, qualità della cultura e della formazione, che in uno con le risorse agroalimentari e del green che intercettano la prospettiva di rilancio dell'Unione Europea, se penso appunto alle indicazioni del Recovery Fund, ci mettono in sintonia. Roccia Morgia lo dice da 4 anni. Roccia Morgia si inserisce quindi in un percorso di visione dello sviluppo di quest'area, in modo particolare del Molise, che oggi vede un suggello in qualche modo da parte di chi sa leggere come dovrebbero evolversi i cosiddetti sviluppi territoriali e comunque chi individua delle traiettorie verso il futuro. Da ultimo voglio anche dire che quest'area ha avuto finalmente riconoscimento all'interno della SNAI, del finanziamento della cosiddetta strategia nazionale delle aree interne. Da ultimo hanno firmato il preliminare di strategia e l'avanzamento delle attività amministrative con la Regione Molise, che è un ulteriore riconoscimento importante dell'insieme della visione che gli amministratori locali di questi territori, in particolare Agnone, Trivento e gli altri paesi che con Trivento fanno Roccia Morgia e gli altri paesi attorno ad Agnone, anche dell'Alto Molise, hanno individuato in scuola, sanità, riqualificazione del territorio e ovviamente infrastrutture. Se così è, questi 4 giorni avranno grandi possibilità di dettare un pezzo dell'agenda politica della nostra regione. Vorrei che fossero ascoltati i suggerimenti e vorrei che poi fossero messi in pratica. Soprattutto le risorse servono a indicare una strada, perché le risorse sono poche in questo caso, ma devono rendere strutturali invece le altre politiche che vengono impostate dalla strategia nazionale. Cioè l'idea di Fabrizio Barca diversi anni fa, quando impostò la SNAI, era quella che si parte da una sperimentazione per sanità, per infrastrutture e per scuola, che sono i cosiddetti diritti di cittadinanza, che vengono prima dello sviluppo, prima del lavoro, in modo tale che in queste aree non si perda l'eguaglianza rispetto agli altri. Cioè sui diritti fondamentali noi vogliamo il riconoscimento di non essere cittadini di serie B, da Riccia a Trivento ad Agnone, è quello che in fondo si chiede anche a Roccia Morgia, e partendo da questo riconoscimento poter individuare delle occasioni di sviluppo. Chi ha scelto l'agroalimentare di qualità, chi ha scelto il turismo, che in questo caso ha visto per il Molise il raddoppio delle presenze turistiche, mi dispiace, c'è il vicepresidente della Giunta Cotugno, che è una persona diciamo estremamente cordiale, che dice che merito del piano del turismo, il rilancio del turismo in questa regione, no, è stato merito del Molise, che ha avuto due capacità: quella di tenere basso l'indice dei contagi e quella in questo caso di attrarre la curiosità di chi viene verso il Molise. Non dipende dal piano del turismo, io dico purtroppo, perché mi piacerebbe che dipendesse da una strategia regionale l'aumento dell'afflusso dei turisti. C'è stato, abbiamo raddoppiato, ci vuole un turismo consapevole appunto, che ama la qualità della vita dei nostri territori, non è un turismo di massa.